Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro Forza Motorsport 5. Siamo di nuovo con la nostra Viper direttamente per vedere la gara successiva a quella, l'ultima che abbiamo visto. Dai, ce ne facciamo qualcun'altra, anche se vi avevo detto che ve ne facevo vedere solo quelle iniziali, però solo un paio di gare, effettivamente quelle iniziali non è la miglior cosa. Facciamoci un po' di pratica, dai, con queste. Siamo su Nürburgring. Andiamo un po' più pacati magari adesso, visto che abbiamo capito che, ecco appunto, che in frenata abbiamo delle difficoltà. Comunque anche gli altri, mamma mia, guarda là la cattiveria nel tamponarsi e nel tamponarmi, grazie. Attenzione, ci proviamo. Merda. Attenzione. Tra l'altro stranamente non ho rotto niente in questi tamponamenti. Era molto strano, visto che naturalmente i danni ci sono, non vi preoccupate. Le impostazioni sono sempre le solite. Per il momento lascerei questa. Vabbè, per il momento ormai direi che come livello di difficoltà può andar bene. Magari più avanti aumenteremo la difficoltà dei drivatar e non so se saremo anche in grado di togliere il controllo, scusi, trazione l'ABS, però vedremo più avanti. Attenzione. Per i bonus che avevamo all'inizio, io in realtà vorrei utilizzarli più avanti, quelli che ti fanno aumentare un po' la... Attenzione che qua... Merda. Eccala. Perché non ha rotto niente? No, ancora più dietro. Poi ricontrolliamo, però i danni ci sono. Non so se sia... vabbè, allora che cazzo è, porca puttana. Più dietro, se mi metti in mezzo al curvone, non... alla staccata non riusciamo comunque a frenare. Poi col sole in faccia non si vede una sera. Però no, là, i danni ci dovevano essere, non so perché. Anche se questo è un nuovo evento, nel senso mi ha detto... una tipologia di evento che metterà per testare la tua auto, quindi non so se è una particolarità che ci va a togliere i danni o altre cose. Boh, poi vediamo quando abbiamo finito questa gara. Attenzione. Molto di prima con questa Viper, perché le curve vanno fatte di prima con questo nostro bolidone. Non so se piace anche a voi la Viper, troppo figa. Facendo tutto derapata, giustamente. Pensate se togliamo il controllo trazione che danni possiamo fare. Magari qualche volta lo proviamo, però facciamo qualche driftone in più rispetto a quelli che già facciamo. E gli altri addirittura sono molto lontani. Non saprei come... quasi come se avesse resettato le difficoltà. Ricontrolliamo, però. Se non si cambia niente, dovrebbe lasciarle come l'ultima gara. Quindi, calcolando che lo sto registrando di seguito all'altro,
attenzione qui, non rifacciamo cagate. Dai che forse ci esce pure un giro pulito, eh. Una cosa da tutti i giorni, da tutte le gare. Bene. Ok, a parte la cambiata che ogni tanto c'è, ma questo è un po' il volume, dovrei aumentare. Ma così, se non ci posso domani. Ok, adesso riusciamo a gestirla un pochino meglio questa Viper. Anche per questo volevo proporvi, attenzione, magari nei prossimi episodi, gare dove sono andato già un po' più avanti e ho provato i nuovi veicoli, perché all'inizio è sempre un po' difficile far pratica e prendere mano con le nuove auto. Attenzione. Proviamo. Che momenti di concentrazione. Sono qua. Ultimo curvone da panico. Ok. Dai, anche questo giro è andato abbastanza bene. Perfetto. Ok. Vediamo dove ci porta dopo. Vediamo soprattutto se ci fa vedere adesso, se riesce la schermata con il numero di eventi che ci mancano. Vabbè, a parte il primo giro che abbiamo avuto qualche difficoltà, poi ce la siamo cavata abbastanza bene. Ricontrolleremo anche le varie difficoltà, però in linea teorica dovrebbe essere tutto come prima. Aiuto è 40%, difficoltà 20%, bonus... No, no, e allora era tutto giusto come prima, perché avevamo il moltiplicatore sia del livello di difficoltà per le altre cose. Gare rimaste 7, perfetto, allora ce ne facciamo un'altra, poi magari le altre 6 me le faccio per conto mio. Ecco, questa è un po' una rottura di balle, che forse... Sono in Svizzera per un evento sulle splendide Alpi Bernesi. Ok, la signorina smette di parlare da sola, vabbè. Questa qua è un po', dicevo, una rottura di balle, perché mi tocca... Cioè, non mi tocca, nel senso che il campionato fatto in questo modo non ti dà la sensazione, appunto, che stai facendo un campionato, ti dà la sensazione che stai facendo un evento dietro l'altro. Il fatto è che sono collegati, quindi neanche a dire torni indietro. Sì, si può tornare indietro, però. Ok, abbiamo cugino digitale di The Stick in questa gara. Torniamo qui a ricontrollare. Molto abile. Aiuto alla guida. Solo frenata, attiva, normale, simulazione. No, e allora era tutto come prima, non lo so. Vabbè. E iniziamo la gara allora. Andiamo di battere lo Stick. Il rombo della Viper. Stig è a bordo della Mercedes SLS, bellissimo anche quello. Attenzione, ci insinuiamo.
dobbiamo cercare di arrivare prima dello Stig, ma soprattutto cercare di arrivare, perché ci sono altre auto sul tracciato che ci impallano. Attenzione, perché non conosco neanche il tracciato, quindi, anche se era in Forza Motorsport 4, ma attenzione. Poi con questa visuale, diciamo che la visuale dall'esterno è la migliore, perché è una visuale sia più alta, quindi aia cazzo, quindi vedi prima le curve, e cosa che ti aiuta quando ad esempio non conosci i tracciati, sia perché vedi le auto che hai di lato, quindi non sbagli magari entrando o stringendo troppo la curva, perché non ti rendi conto che hai un'altra macchina all'interno, fanculo. Andiamo a bomba. Attenzione qui. Ci insinuiamo. Mamma mia. Ho rotto tutto, no? Ok, ci siamo solo appoggiati sul guardrail, va bene. Beh, anche lei mi mette dei... dei pensionati in pista. Attenzione. Cos'è? Un altro giro. Attenzione. Vabbè. Fanculo sti cazzi. Niente, fare un giro senza far danni né altro, ma non... guarda che cazzo è. Ah, c'era, bene, non si vedeva una sega. Inseriamoci prima, visto che dagliela, facciamo un attimo con questa visuale, va, almeno vediamo un po' meglio. Meno questi altri, che sennò chiusi nell'abitacolo. Vediamo una sega. Vabbè, che anche così, soprattutto con questi saliscendi, l'auto tende a sinistra non poco. Attenzione qua. Ok, è un attimo difficile gestire la rottura delle sospensioni. Mamma mia, come ci siamo inseriti con cattiveria e derapata. Va bene, ok. Anche questa non è stata una gara eccelsa. Abbiamo avuto un po' di tamponamenti vari, ma l'importante è vincere. Certo, magari utilizzando sempre meno flashback, però non è mai facile, soprattutto se ci mette sti cazzo di macinini che ci bloccano la pista. Va bene. Ok, allora ragazzi, io direi che ci possiamo vedere con il prossimo appuntamento di Forza Motorsport 5. Mi raccomando, come sempre, commentate e fatemi sapere la vostra. Ci vedremo con il prossimo campionato e quindi con una nuova auto. E seguitemi anche sul secondo canale, quel tale Ale Games, e sulla pagina Facebook. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.